A partire da oggi il centro commerciale Leonardo, in collaborazione con l'associazione Stella Selene, metterà a disposizione del territorio uno sportello dedicato all'inclusione. Oggi inauguriamo uno spazio dedicato a Stella Selene Onlus. Questo spazio allarga ulteriormente gli orizzonti dei centri commerciali, non più pensati esclusivamente come luoghi dedicati allo shopping e al divertimento, ma anche dei luoghi a servizio del cittadino, aperti all'associazionismo, a tutti coloro che si occupano del disagio psicosociale di famiglie e di cittadini del nostro territorio. Centro Commerciale Leonardo, con questo spazio, se da una parte strizza l'occhio al business, dall'altra pone al centro le famiglie. In questa nuova sede ci sarà uno sportello territoriale SOS Disabilità e si occuperà di tutte le attività trasversali del territorio. Accoglieremo istanze, esigenze delle persone, della sociosanità e delle famiglie. Ci sarà anche la formazione, saremo collegati con le scuole, con la formazione scolastica. Noi faremo rete con il territorio, con tutte le attività territoriali, le eccellenze di questo territorio e tutte le onlus, affinché riusciamo ad ottemperare e ad inserire con l'inclusione i nostri ragazzi in tutte le attività possibili ed immaginabili di questo territorio di Fiumicino. Per noi è importantissimo portare avanti questi progetti. È fondamentale che il centro commerciale non sia solo ed esclusivamente il luogo dello shopping, ma sia un luogo dove tutti i nostri concittadini possono ritrovarsi e trovare servizi e accoglienza e inclusività. Il centro commerciale deve essere un luogo di ritrovo dove si fa anche shopping, ma non solo. È un'iniziativa bellissima, sono molto contenta dell'associazione che ha avuto questa iniziativa spontanea, poi senza nessun sollecito da parte delle amministrazioni. Sicuramente sarà un progetto che avrà un ottimo successo, porterà dei benefici sul territorio, sicuramente. Un nuovo luogo, un nuovo spazio dove potranno essere ascoltati quelli che sono i problemi legati a tutte le attività che l'associazione svolgerà e soprattutto un nuovo punto d'accesso per tutti quelli che saranno i servizi che verranno offerti in un luogo, quello del centro commerciale, sempre più aperto alla comunità non solo di Parco Leonardo ma di tutta la città di Fiumicino.